Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro Piedomana, e da me. Oggi, primo mazzo con la nuova espansione. Ebbene sì, oggi ci stiamo buttando a provare le nostre varie scuole. Queste simpatiche scuole di magia. Che cosa sarebbe? Corvo Nero, Grifondoro? No, noi oggi siamo Quandrix. Che cazzo ho combinato qua? Dicevo Quandrix. Ebbene sì. Blu verde. Il vecchio Bant. Oggi l'abbiamo soprannominato in un'altra moda, ma fondamentalmente è lo stesso mazzo. Allora, il mazzo principalmente quello che si professa di fare è rampare, è un ramp deck con il blu come supporto. Quindi abbiamo Test of Talent, anti-counter, che appunto ci permette di eliminare tutte quante le copie di una spell che counterizziamo. Ottimo contro gli altri counter. Abbiamo il supporto blu con appunto il Quantrix Cultivator, che appunto ci fa prendere le terre e metterle in gioco, oltre ad essere una creatura abbastanza grossa. Abbiamo Tanaris Quantrix, che è praticamente il capo della scuola, che permette di raddoppiare i segnalini su una creatura che controlliamo e può anche flippare la sua forza, la sua costituzione con la quella più alta in gioco. E abbiamo appunto il nostro caro buon vecchio amico Coma, perché Coma spacca uno per, ma basta e avanza, perché comunque giochiamo anche il nostro amico Voniclex, quindi diciamo giustamente buttiamo segnalini a destra e a sinistra. Voniclex ci sta. Great Tenge ovviamente, perché dopo il ramp esiste lo storm, e poi il resto è tutte quante creature utili e veloci. Quindi abbiamo Augmented Pugilist, una carta nuova che se arriviamo a 8 terre diventa un bel 8-8, quindi 3-3 a costo 3, 8-8 a costo 3. In più c'è anche Echoing Equation, che è molto importante come carta secondo me. Perché? Perché dice di scegliere una creatura che controlliamo e ogni altra creatura in gioco diventa una copia fino alla fine del turno, a parte il fatto che sia che non è appunto leggendaria, se questa creatura è leggendaria, e questo può diventare estremamente pesante con lui, anche perché dov'è? Me la sono persa. È una sorcery, noi praticamente giochiamo Voriclex, facciamo diventare tutte le nostre creature Voriclex, oppure Tanazir o Elder Gargaroth. Praticamente questa carta ci trasforma il mazzo in tante copie, diventa qualcosa di veramente esagerato, diventa veramente pesante come cosa. E appunto abbiamo questa, che è una carta secondo me un po' particolare. Ovviamente non poteva mancare la Questing Beast, perché non poteva essere l'unica carta di Eldraine e il Great Henge. Abbiamo Gargaroth, è inutile spendere parole sul Gargaroth. Use contro il nostro caro buon vecchio Ymir, Dawnstruck Beast, perché appunto ci permette di fare Great Henge in modo molto presto. E poi abbiamo appunto il ramp, quindi la War Visionary, Wolf Willow Event e Emergent Sequence, che comunque a costo 2 ci fa prendere una terra e ci fa anche creare una creatura con la terra, che non è male, anche se è vulnerabile a Earthless Act. Io stesso ho spaccato più di qualche una di queste creature, rendendo diciamo Emergent Sequence alquanto inutile. Quindi bisogna secondo me giocarlo con furbizia, o comunque con più di due segnalini o tre segnalini. È qualcosa, secondo me è borderline questa carta, secondo me, perché l'ho annullata più di qualche volta, quindi
voglio vedere bene che cosa può succedere. Blizzard Brawl, perché appunto giochiamo in terre innevate, quindi Blizzard Brawl è un'ottima rimozione in questo mazzo. Il Snakeskin Veil è un, diciamo che è una sorta di counter, perché se vogliamo proteggere una delle nostre creature, fargli guadagnare Hexproof e dargli un segnale +1/+1 non è male. Questo è il mazzo, questa è la spoiler. Ora non ci resta che andare a provarlo. Ole, noi questo mazzo non lo abbiamo provato, quindi stiamo andando molto a braccio. Abbiamo giocato praticamente zero, quindi ora saremo, diciamo che siamo un po'. Che cosa succederà mai? Gira, non gira, perdo, vinco, succhio, non succhio. Allora, Test of Talents, Lovestruck Beast e Coma subito a tappo, quindi noi dobbiamo puntare a vedere le terre per Coma questa partita, che è comunque tutta roba pesante, roba grossa. Io direi di andare con l'inizio classico, quindi Heart Desire subito proprio. This is mono white. Devi play mono white, io attacco. Adesso noi abbiamo un bel test of talent. Girano molti blu, bianco, nero. Boom! Non ti permetterei mai più di uccidermi la pedina. Allora, Treacherous Blessing, Gelfgath Nightmare, quindi attaccheremo solo una volta. Night of Blessing, Silverquill Silencer, Acquisition Expert e Doomscar. Praticamente lui è un mazzo anti-creatura. Noi dobbiamo pescare terra a sto turno. Ah, perfetto, no, lui concede direttamente. Ha capito che eravamo estremamente aggressivi. Perfetto. Ole. Questa è una mano leggermente più veloce rispetto a quella di prima e la tengo proprio veloce, più veloce della luce. Quindi partiamo con la stessa mandracata di prima. Quindi subito Lovestruck Beast. Doppio verde ci serve perché praticamente abbiamo solo doppio verde qua. Non me la rischio a cercare di prendere qualcos'altro. Quindi Wolf Willow sull'isola. O l'attack. 4 mana. Se io calo questi in Beast. No, no, meglio Lovestruck. Anche perché noi dobbiamo fare Henge prima di subito. La nostra forza è il ramp su Henge. Lui è un Obosh? Sì, un Obosh Temur. Interessante. Allora, se io mi gioco la Questing Beast, Great Henge lo calo a 4. Facciamolo. Ah no, a 5, è vero. Speriamo di pescare terra. Perfetto. Aggriamo noi. Vai, vai, va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma. Sì, abbiamo il mana per coma. Interessante. Questa partita diventerà velocissima. Vediamo che cosa fa lui. Blu.
o tappa. Vabbè, tanto un po' essere counterato. No, figlio di sultana! Maledetto! M'hai guardato la mano, io lo so. M'hai guardato la mano, io lo so. Nessun problema. Nessun problema. Possiamo resistere ancora. Va bene. Ce l'avrà il counter? No. Ottimo, ma allora, noi adesso penso che puntiamo più a Borinclex che a Coma. Me coglioni, due draghi. Va bene. Target Ova Spell, quindi questa è un'abilità. E GG, abbiamo perso. Sto cazzo di Brazen Borrower ci ha fregato. Ci ha rimbalzato Ange al momento perfetto proprio. Complimenti. Fatica. Che fatica. Che fa. Dica. Allora. Questa un po' lentina, però abbiamo delle ipotetiche di emozioni e il mana non ci manca. Questa a sto punto ce la giochiamo tappata. Mono rosso. This is mono red, they play mono red. Fair champion, robber of the rich. 7 e 6, quindi mo lui robber a 5, trigger. Ah no, Shadow Spear sul Fervent, fregna. Ma faccio rugazzo, è un mono rosso che è in life. Qua mi sa che ci parte il Frostbite. C'ho come l'impressione, c'ho sta sensazione. Sento proprio la puzza del Frostbite sull'Anuar. La domanda vera è se bloccare o no. Io penso di no, perché possiamo fare Brizza Brawl e Snakeskin Veil. Quindi penso che avere tutto questo mana poi ci potrà. Phoenix of Ash, un bersaglio per la Blizzard Brawl. Sì, 4 danni entrano. Ok. Tocca a me. Io facciamo così. Pedina. Next. No attack. End turn. Questo turno voglio fare Snakeskin Veil su Llanowar. Uccidere Fervent bloccandolo. E prima del danno tapparlo e attivare l'abilità. Lui dopo lo farà sulla Fenice o sul Fervent? Bravo, proprio sul Fervent.
porca puttana. Cioè, non ho mai giocato. Allora, già il mono rosso è difficile di suo. Giocare con un mono rosso che sta a 30 punti vita, io direi che è praticamente GG. Non posso fare nient'altro. Complimenti per la build e per le carte. Il ragazzo, massimo rispetto. Tutti gli avvantaggiamenti. Sta andando malino. Sta andando malino, ma perché troviamo gente veramente agguerrita con delle mani invidiabili. Allora, poi tre monorossi di fila. Porca pupazza. Qua abbiamo. Ci possiamo provare con questa. Abbiamo poco mana, ma abbiamo tutta roba piccola. Buono, se passa già all'inizio è ottimo. Ok, After Desire. Nero. Servirebbe un altro mana verde. Per ora ci accontentiamo di questo. Questo io ho paura che sia un Dimirrobio, quindi non attacco con la pedina perché l'amico Fritz potrebbe avere la creatura con flash come è, infatti. Questa è una bruttissima cosa, c'è cioè di buono però che noi potremmo fare assolutamente nulla. Macina, 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 macina. La terra che ci serviva appena doveva finire nel cimitero, ma abbiamo pescato una faceless. Andiamo di Lobstruck. Proviamo ad aggrare con un 5-5. Un solo mana blu è ghiotto. Perché se spara qualche cosa e noi siamo stappati, non come questo caso, nei Denincacofoni, perché? Perché non giochi con l'Urrus, figlio di puttana, ecco perché. Rimaniamo così. Minchia, già ci ha macinato 33 carte, cioè 16 carte. Due cazzate. Mamma mia, che sfiga. Ciao. Abbiamo perso pure questa. Cioè, Maidenica è incredibile come tre carte, cioè tre carte. Questi cazzo di rogue, cioè scombano, sto cazzo di rogue scomba veramente in maniera impressionante, non si ferma. Riusciremo a vincerne qualcuna? Fino adesso non è andata per niente bene, abbiamo fatto proprio schifo. Cioè da dire che abbiamo incontrato tutta gente che ci aveva delle mani corte. Ma che cazzo fanno io di... Mo per esempio noi abbiamo una mano decente, va bene, Ooze, Lobstruck, però la loro, mo la sua sicuramente è meglio, incredibile. La sua è sicuramente meglio.
Dimir, no, Azorius questo. Azorius senza, quindi una potrebbe essere un Azorius qualcosa. Sono molto restio a tapparmi tutto il mana. Per adesso mettiamo il doppio verde, perché se fa qualcosa io vorrei fare più uno e dare Hexproof, come ho fatto già un paio di volte. Con lui vedo galleggia e la use, quindi ho l'impressione che qualcosa ci vuole fare. Ma forse aspetta il mio turno. Nope. Nope. Come volevasi dimostrare. Ottimo, abbiamo un altro Snakeskin Veil. Quindi Lobstruck dentro. Attacchiamo con tutto un'altra volta. Entarn. E va bene, peschiamo, va bene. Land drop? No. Tre danni a noi però. Perché abbiamo trovato Test of Talent, quindi se lui gioca qualcos'altro possiamo proteggere il visionario, la use può diventare, possiamo fare belle cose. Adesso sono curioso di sapere quello che fa lui. 2, 4, 5 mana. Potrebbe pure rimbalzarsi Banishing Light con la carta nuova e fare Learn. Ma non lo fa. Allora intanto attacchiamo. Non mi gioco Vorinclex questo turno perché ancora non è proteggibile per così dire. Eccolo, sta per arrivare qualcosa. 5 mana open. 8 va bene. 4 mana open. Quindi vuol dire che sta cercando il counter, che non ha trovato. Perfetto, prima che passa la use se mangia un po' di gente. Ma anche no! Vuoi fare scry? Non esiste. Vediamo un po'. 3 addirittura, quindi gli abbiamo levato 4 counter. 4 probabili counter. Test of Talent potrebbe diventare la mia carta preferita. Dream Trawler 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'ha il mana del Dream Trawler. Se si cala Dreamtrawler però noi ci divertiamo tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene, resolve. Mi serve una terra a me. Ah, ce l'ho, la nuova Visionary. Così Aspet si attacca al Kaiser. Attacco, attacco. Ora lui potrebbe. Allora, Aspet non ci fa nulla. Dream Trawler potrebbe calarne un altro. Potrebbe cominciare a diventare problematico il doppio block. Ma abbiamo. Va bene. Ops. Giant Summon. Ha pescato un. Ah no, ok, good game.
A posto. Che brutto perdere con Dream Troller, due Dream Troller Expert in mano. Che brutto. Una terra sola. Simbiosis neanche lo conto. Via. Yori è un deck per giunta. Mamma mia. Dobbiamo levare Gargaroth. Ah, anche l'opponente ha preso un Mulligan. Ok, io leverei Gargaroth. Perché bene o male il resto è tutto quanto giocabile. Mana verde e passiamo. Isla. Vabbè, ma perché questa io non lo so. Doppio verde. Visionari. Così ci controlliamo, ci garantiamo. Lange a 4, Wolf Willow Heaven. Allora, se al prossimo turno pago 2, faccio Wolf Willow Heaven sull'isola. E c'ho 1, 2, c'ho 3 mana. Con 3 mana posso fare a Homestruck. Mi conviene fare Heart Desire. Oppure direttamente ci attacco con l'Anovar. Ma mi ha pure pescato terra, che culo. Allora, quindi. Così. Così. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei mana. Great Engine 5. Qualcosa si può fare, quanto dubito che fa Extinction Event per una creatura. Rimozione a qua, oddio, se fa Extinction Event per questa in vista a me fa comodo, mi fa un favore. Ma questo mi sa che è più Graven Lore adesso. Midnight Clock, cioè quindi questo tu sei l'anti coso, eccolo. La rimozione per Wetting ormai è. Era proprio telefonata. Lo sapevamo tutti. Dai, effetto! Dobbiamo fare Henge, assolutamente. Dobbiamo fare Henge. Lui però c'ha 2. 3, 4, 5, 6, c'ha 7 mana, 8 mana a terra. Quindi vuol dire che se c'ha il suo. Gargarotto, va bene. Hai fatto Gargarotto, a me va benissimo. Mi serve una terra innevata. No, e invece è arrivata la USA. Allora, facciamo così. Emergent Sequence su terra innevata per dare l'industriabilità, vabbè, per fare diventare l'Allstrack Beast indistruttibile. Quindi facciamo 1, 2. Emergent Sequence. No? Grazie. Ole.
Guarda che rotto in culo. Ha fatto eliminate. Allora, mo è un problema. Che lui paga gli Orion. Io non posso. Io ce la faccio a killargliela volendo, Gargarot. Ce li ho i danni. Che fai? Tu peschi una carta? La domanda è se voglio killarglielo adesso. La risposta è sì. O no? La risposta è no, entra. Tre, quattro, cinque, sei, sette. C'ha sette mana per gli Orion. Quindi porco giù, c'ha sia il mana per gli Orion che per il counter dopo. È stato un piacere. Era l'unica win con che potevo avere il Great Henge con questa situazione, Gargaroth e tutto. C'aveva proprio senso continuare. Quante terre. Va bene. Ma la tengo. Che qua c'è il mana blu, qua il mana verde. Via. Heart Desire. Oh, se non altro lo straccapesco sempre. Oh, old school. Oh, l'attacca. Olè. Poi, se spari questo e lo fai sulla use, metti praticamente segnalini su tutte. Banalissimo, ovviamente, Maul. 4-4, 5-5 free strike, olè. Wow. Ci prendiamo foresta allora. Via. Nom. Nom, nom, nom. 3, 2, 5, 1, 6. Ci abbiamo Gargaroth. Ottimo. Di bene in meglio, eh. Devo aspettare. Allora, questa è entrata a fato. Gargaroth. E come ce la giostriamo sta cosa? Perché lui mi può attaccare tranquillamente. Porca puttana. Ah no, no, c'ho Gargaroth. Quindi no attack. Devo far morire il Gargaroth praticamente. Lui dà più uno, un altro speaker.
Elio, Daxos, vabbè, complimenti. Complimenti, dai. Pesco una carta. Idiota, c'ha lifelink, c'ha pistrike, cioè essere battuto da un nabbo proprio mi rode il culo. Madonna mia, cioè ha spaccato al 6 di inutile. Inutile proprio. Quanto mana c'ho? C'ho 4 mana. Il fatto è che io non c'ho modo per levare un 7-7 volante che si caga gli angeli. Anche se... ho perso. C'è poco da fare. Allora, è stata una fatica. Allora, il deck funziona relativamente. No, in realtà per me non funziona. Secondo me si sente la mancanza delle emozioni. Il blu avrebbe bisogno di un'incidenza migliore, superiore, avrebbe bisogno dei rimbalzi, senza ombra di dubbio, perché mancando le rimozioni devi guadagnare tempo con il tuo avversario. E secondo me non ce la fa. Abbiamo sofferto contro quasi tutte le tipologie dei mazzi più forti. Siamo riusciti a vincere contro, per esempio, contro il Cycling, perché è entrata la USE e siamo riusciti a giocarcela in modo intelligente. Ma perché la USE comunque è una carta counter contro questo genere di mazzi. Quindi tutto sommato, secondo me, non... è un mazzo senza lode e senza infamia. Personalmente... A me non piace, personalmente a me questo mazzo non è piaciuto per niente. Ho faticato, l'ho trovato faticoso sia nel gioco che nel pick. Questo. Per oggi è tutto, signori. Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, e da me. Alla prossima succhiata.